Ho incontrato gente stupenda, io non ho mai avuto un problema in Meridione, io non ho mai avuto un litigio, io non ho mai avuto un'occhiata storta in Meridione, io ho sempre avuto grande ospitalità, grande umanità, grande senso di famiglia. Io adoro il Meridione, scusatemi, sono località bellissime. Lo farò, Francesco. Sono stata, io tante volte sono stata in Meridione per lavoro, cioè voglio dire, e sono una persona in vista, non è che non mi si nota, cioè con 4 metri di unghie, capelli, tette, tutto quello che volete. E io ho girato. E ve lo posso garantire che io non ho mai avuto un problema in Meridione. Mi hanno trattata da regina sempre e comunque, ovunque, dalla Puglia a Napoli, alla Sicilia, alla Calabria, ovunque. Smettiamola di dire del Meridione, perché il Meridione, tutte queste terre sono, queste regioni sono meravigliose, fatte da gente di grande cuore e di grandissima ospitalità. Sono stata a Monte Carlo, certo. Vabbè, Milano ragazzi è la mia città, vivo qua da 30 anni, cioè Milano guai chi me la tocca, questa città a me ha dato tutto, è una città, è una mamma, Milano per me è stata una mamma ragazzi, io non mi staccherei mai da Milano, mai, mai. Certo, il Friuli anche mi piace. A me piace tutta l'Italia, l'Italia è un paese, uno dei paesi più belli al mondo, invidiato da tutto e da tutti. Abbiamo la moda conosciuta in tutto il mondo, la moda italiana non ce l'ha nessuno. Quando venisti a Catania ricordo che non si parlava di altro, che meraviglia. Ciao Mia! Sono io la tua mamma. Il mare italiano è stupendo. La Sardegna, ragazzi. Anche in Sardegna. Anche lì ho amici. Bene, amore, è stato bene, a parte sta roba. No, un posto dove mi sono trovata male, non mi sono mai trovata male da nessuna parte, devo essere sincera. No. Ti ricordi le bambine materane che volevano fare la foto con te? Quella è un'immagine che mi porto nel cuore, me la porterò sempre. Sono arrivate durante questo Pride delle bambine con i loro telefoni, i genitori erano lontani, non erano vicino a loro. E mi hanno chiesto la foto, erano quattro bambine piccolissime, cioè alte proprio basse, piccole, bambine piccole. E io non sono, cioè ho fatto la foto, però poi sono scoppiata a piangere perché non, cioè, erano delle bambine, cioè i bambini non si fanno domande. Hanno voluto fare la foto, poi mi hanno accarezzata, mi hanno baciata, è stato un momento meraviglioso. E i genitori erano in fondo, che mi guardavano compiaciuti, ovviamente erano le loro figlie, e questa è stata un'immagine stupenda del Pride di Matera, che me la porterò dentro per sempre, perché è stata una cosa molto toccante e molto importante per me. Sì, è vero, avevo fatto un post, sì. E questo è successo a Matera, il sud che tanto si dice, ragazzi. Il sud è successo questo lì.
Grazie. Mi ricordo questi bambini, queste ragazze, queste bambine, erano delle bambine belline poi, molto carine, capelli lunghi, con le trecce belle. E io sono andata, io mi sono inchinata, ma ero timorosa perché ho visto queste bambine. Allora poi ho guardato in fondo e queste signore mi hanno detto: no, faccia la foto, faccia la foto. Ah, ho detto ok. Allora mi sono inchinata, cioè mi sono inginocchiata, ho fatto la foto, ma loro mi si sono buttate addosso e mi hanno abbracciata. E questo abbraccio io me lo ricordo ancora perché è stato toccante, perché ho sentito proprio questa purezza, no? Questa verità, perché i bambini hanno la verità. Sì. Ma a che ora vado a letto, raga? Quando c'ho sonno, questi sono periodi un po' strani, non si capisce più nulla, non si sa che giorno è, non si sa che data è, non si sa se è mattina, se è pomeriggio, non si sa niente, io non capisco più niente. Cioè. Quindi. Grazie Elena. No, non leggo nulla prima di dormire, guardo un po' magari la tele e poi dormo. E comunque vi dico una cosa, stasera vorrei tanto un messaggio suo, cioè mi aspetterei magari un messaggio, buonanotte, una stupidaggine qualsiasi, però mi farebbe molto piacere, però questo privilegio che tante persone danno per scontato, per me invece sarebbe un grande privilegio ricevere un messaggio dalla persona della quale io provo questa attrazione. Sono stata a Tropea e a Crotone, in Calabria. No, ma lo so, non ci speravo, ma già lo so, eh. Sì, Melissa lo sa perché gliel'ho detto. Quindi lo sa. Ragazzi, io appena finisce tutto, ti vogliamo in Puglia, ti vogliamo in Veneto, ti vogliamo a Torino, io vengo ovunque. Cioè, appena finisce tutto, io non starò più in casa neanche un secondo. Vivo, cioè, esco con la valigia e sto in giro con la valigia piuttosto. Perché non, basta, basta. È vero, Rose, questo è verissimo, la forza del pensiero conta tanto. Infatti, quando voi avete in testa molto potentemente una persona, non è che ce l'avete in testa solo voi, significa che anche dall'altra parte vi sta pensando, perché sennò non c'è ragione di esistere. Lui sarebbe privilegiato ad avere te, ma tanto. Io credo che questa cosa non la capirebbe mai. La capite voi che avete un cervello, che avete un cuore, che avete un grado di sensibilità più elevato. Ma io vi sto parlando comunque di una persona che io sto idealizzando, ma lo sto idealizzando per come sono fatta io. Ma lui poi non è così, eh. La Caffoni, salutamelo.